Amici 22, l'opinione Kia sulla semifinale. Quando dopo una settimana trascorsa appresso ad un inaspettato Covid Gate, passando dalla semifinale slitteranno, la faranno in diretta come la finale per poi decidere che la registreranno 10 minuti prima di mandarla in onda. Si è saputo che la finalissima di Amici 22 sarebbe stata 4, io le bestemmie le avevo già messe in conto. Lì, pronte per essere sfoderate puntuali alla mezza. Perché come sarebbe andata a finire era più prevedibile degli ormoni impazziti di Cristiano Malgioglio di fronte alle coreografie dei Cuccalo. Poco importa che quella di Aaron Cenere fosse una delle più belle voci passate da questo programma. Così graffiata, incredibilmente intensa, assolutamente devastante. Non fa nulla che lui sia uno dei pochi in grado di cantare in un talent una cover di Freddie Mercury senza farlo rivoltare nella tomba. Sti cazzi che quel pezzone di Universale entri in testa sin dal primo ascolto, cosa che ormai agli inediti amiciani non capitava più dai tempi di Mi Manchi o Lady. La cosa fondamentale ad Amici sono i gridolini isterici delle ragazzine in studio e televoti di quelle da casa. Una volta che smuovi quelli poi chi se ne sa quando canti riesci a steccare persino con l'autotune. Il tuo l'hai fatto. Proprio per questo era scontato che il confronto con Wax uno come Aaron l'avrebbe perso in partenza. E per carità, io non mi stupisco che Wax piaccia un sacco di gente, De gustibus. Ci mancherebbe. Anche perché in un mondo dove c'è chi impazzisce per Pio e Amedeo c'è spazio davvero per tutti. A occhio, ma il fatto che, nel profilo Instagram di Amici, sotto il post sull'app di Aaron ci sia il like di Critical mentre sotto a quello di Wax ci sia quello di Gianni Sperti mi conferma che quantomeno ho scelto la parte giusta dove stare, ecco. Però mi girano i marmi a elica nel vedere ragazzi pieni di talento come Aaron così clamorosamente sottovalutati.